UED, Giulia De Lellis emozionata per la scelta di Niloufar. L'ex corteggiatrice è tornata nei studi del dating ed è sembrata visibilmente commossa. Giulia De Lellis, in occasione della scelta della tronista Niloufar Haddati, è apparsa visibilmente commossa. Per chi non lo sapesse, la ragazza romana è infatti arrivata alle pagine di Cronache Rosa in primis per la partecipazione nel programma di Maria De Filippi, quando come corteggiatrice è stata scelta da Andrea Damante. La ragazza ha poi proseguito la sua carriera sia come beauty influencer, sia come concorrente del Grande Fratello VIP. Da quando però la sua storia con il DJ veronese è terminata, tutti gli occhi sono puntati su di lei. Giulia dietro le quinte di Uomini e Donne è apparsa visibilmente commossa, quando la conduttrice ha fatto rivedere tutto il suo percorso accanto ad Amante. In poco tempo la De Lellis è scoppiata in lacrime facendo una rivelazione: mi auguro di ritrovare me stessa. Di sistemare le cose e di ricominciare da sola. In ultimo spero un giorno di trovare una persona che sappia darmi e apprezzare tutto ciò che faccio. Tra Andrea e Giulia la parola fine ai fatti sembra essere arrivata dopo l'ennesimo tradimento da parte del ragazzo veronese. Sui social si è scatenata una vera e propria guerra, con molte persone che si sono schierate proprio dalla parte dell'ex Tefina, addirittura puntando spesso il dito contro i post pubblicati dall'ex tronista. Giulia e Andrea, ritorno di fiamma? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme nel giorno del loro anniversario, nonostante la storia fosse arrivata al capolinea da circa due mesi. Tra i fan così è subito scattata la curiosità e la speranza di un ritorno di fiamma. In realtà i due ex fidanzati si sono ritrovati per il concerto di Jovanotti che ha tenuto ben sette date in quel di Verona. Impossibile dunque non incontrarsi, anche se rimane il dubbio del perché siano andati al concerto nello stesso giorno. Attraverso le varie storie pubblicate su Instagram però non c'è nessuna traccia che i due abbiamo assistito al concerto insieme. Rimane soltanto la speranza che Giulia e Andrea durante le canzoni cantate da Lorenzo Jovanotti, per un attimo abbiamo pensato ai bei momenti trascorsi insieme. Al momento però un ritorno di fiamma sembra davvero lontano tra i due, soprattutto perché Damante ha dimostrato di ricadere più volte nello stesso errore. Ogni donna infatti merita per prima cosa un ragazzo che la rispetti e che non bruci la fiducia in un rapporto, perché se manca quella non ci sono le basi per una storia seria e duratura.